convegno che ha una duplice prospettiva, si apre sulla storia, su ciò che ci ha preceduto, ma anche si proietta verso il futuro. Ho insegnato per molti anni filosofia nelle scuole statali e un approccio critico ad un tema parte sempre dall'attenzione a scandagliare i termini con i quali un argomento viene definito. Si dice in latino l'explicatio terminorum. Città celestiniana non è un titolo ovvio, banale. Città, quindi vuol dire che chi si riconosce nella lezione di Celestino non è solo una comunità ecclesiale. Qui non si dice diocesi che si rifanno all'ispirazione celestiniana. Città. La civitas ha una ricchezza certamente di valori cristiani, ma ha una configurazione umana. Quindi la città, nell'insieme delle componenti e degli organismi che la costituiscono, si definisce celestiniana, dove l'aggettivo è qualificativo, non è aggiuntivo. Ecco. Vuol dire una città con il sindaco che la rappresenta, con la storia che ne definisce l'identità, si riconosce in Celestino. L'approccio non è solo storico, perché se la celestinianità delle civitates, no, fosse soltanto legata a qualche passaggio, sarebbe una celestinianità da calendario diciamo unicamente cronacristico e cronologico. Celestiniano vuol dire contatti che sono stati con l'esperienza di Celestino nel passato, ma una celestinianità dell'oggi e proiettata verso il domani. Perché? Perché evidentemente in Celestino ci si riconosce nell'intento di trovare delle luci e delle traiettorie che ci consentano, nella storia che viviamo, di costruire un mondo migliore. Permettetemi un'altra aggiunta, c'è un termine teologico difficile, però anche qui spieghiamo, che si dice l'approccio teandrico, viene dal greco, Zeus anerandros, uomo. L'esperienza cristiana è sempre in dimensione divina e umana, sempre. Gesù è il Dio che si è fatto uomo. Quindi tutto ciò che è autenticamente cristiano è destinato a rendere più umano l'umano. Dunque, se noi guardiamo la storia, per esempio, tutti, credenti o non credenti, sono d'accordo nel dire che l'avvento del cristianesimo è stata la più grande rivoluzione sociale che è stata nella storia. Se noi prendiamo in Europa il monachesimo di stampo benedettino, ha avuto un influsso immenso dal punto di vista culturale, dal punto di vista civile. Pensate al francescanesimo e le novità che ha portato anche dal punto di vista dell'organizzazione economica, civile. Dunque Celestino ha molto da dire, da dare alla civitas, non soltanto alla comunio ecclesiastica. E allora è questo l'intento nostro qui, cercare di capire nella diversità delle provenienze il comune denominatore celestiniano che ci consente di riconoscerci in un personaggio che può oggi dare a noi
una chiave di lettura e anche una chiave di progettazione, perché i nostri giovani non corrano in vano e perché possiamo dare risposte efficaci alle sfide dell'epoca in cui viviamo. Auguri a tutti.